Ho capito, diventa una biscottiera? Che palle! Mi impallinano il green screen. Comunque, stavo dicendo, sono andato a prenderla al lavoro e visto che ho fatto questo gesto magnanimo e davvero uomo, è passato il corriere a casa in quel momento in cui ero uscito. Bene, è passato il corriere. Gli dico, guarda, non sono a casa, lascialo lì. No. Torno tra 20 minuti. No. Torna domani. No. Che facciamo? Ma non lo puoi dare a qualcuno? Vabbè, gli ho detto di lasciarlo al padrone di casa. Ma non ho mai fatto questa cosa qui perché uno non voglio rompere i coglioni al padrone di casa e due i miei pacchi me li voglio prendere io. Ok? Visto che ha rotto così tanto i coglioni, gli ho detto va bene, dai, gli ho detto il nome, gli ha citofonato e gli ha consegnato il pacco. Benissimo, tempo 20 minuti, torno a casa, telefono al padrone di casa, non mi risponde. Citofono al padrone di casa, non risponde. Ho detto, vabbè, sarà uscito. Mi metto a montare il video, faccio tutto, torno altre quattro volte dal padrone di casa che non risponde al citofono, non risponde al telefono. Io adesso sono un po' preoccupato per lui, sinceramente, e io non ho idea di che cosa contenesse il mio pacco. Quindi sono in doppia ansia. Grazie a Richard, buonasera, condivido anche se ho subato settimana scorsa. Grazie mille. È fuggito col pacco, ma buon per lui, non so cosa contenesse. Devo andare a bere qualcosa, ma con grande piacere. Capisco lo stress dei corrieri, ma non si fa così. No, porca miseria, perché insisti, 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 ma io lo lascio, chi lo lascio, chi lo lascio. Te lo tieni, non sono a casa, per una volta che mi capita di non essere a casa, te lo tieni, me lo riporti. Cazzo. Grazie ad Andrex, sono 4 e sempre Forza Gatto, grazie mille. E grazie a Volevo Joanetta andare a per bere qualcosa, ma con sub, grande grazie mille. piacere. E grazie a Simon per i 13 mesi. Il lavoro è lavoro. Vabbè, ma Natale è Natale. Se andassi stasera a parlare di casa rispondo. Ma ci sono stato un'ora fa. Un tavolo buono che conosco i Vabbè. proprietari, ma certo. Sunshine, moonlight. Good time, boogie. I'm blaming on sunshine. Tu non gli paghi l'affitto se scappa. Ma chissà cosa c'era nel pacco. Forse era la roba di Elgato che aspettavo con tanta ansia. Non ho idea. Allora, stasera abbiamo veramente i minuti contati perché alle 10 dobbiamo fare lo switch e andare dal buon dottor Manhattan. Probabilmente mi ci scappa anche la cacca in mezzo. Io vi metto già. Quindi voglio cheatare su Skyrim. Grazie Termos per il raid. Voglio cheatare su Skyrim. Mi servono dei codici. Mi servono delle potenze. Perché io voglio passare la sera. Stasera cheatiamo. Ci potenziamo. Così la prossima volta sì. Cosa fa TGM? Perché non lo so, non l'ho mai fatto. E non lo so, Gabriel, vorrei arrivare a regime, perché veramente non possiamo succare come degli stronzi ogni volta. Grazie mille a Binds per i 17 mesi. Cosa fa The Game Machine? Sempre divertente imbrogliare, vero? Una volta, anni fa, di no. No, ma in realtà ogni volta che io non sono a casa il corriere rompe i coglioni all'infinito per darlo a un vicino. Dico sempre di no. È la God Mode. Una Ok, volta, anni grazie, fa, di Gabriel. no. Io dico sempre di no, di non darla a un vicino. Oggi, visto che ha rotto i coglioni veramente tanto, ho detto, vabbè, daglielo, porca puttana. E invece, vedi, vedi. Subito inculato. Grazie a Binds per i 17 mesi, a Punkers, che ne fa 25, ficcante, Volevo grazie andare a bere mille. qualcosa, ma con grande piacere. A Beta Air Force, che ne fa 3, ok, ciao, grazie mille. Un E tavolo Jack buono che conosco i Inferno. proprietari, Porca ma certo. paletta, Binds, grazie mille. Arrivo subito. Jackie Fanno Gurone CG Patti di Natale a lei, grazie mille. Binds, grazie mille, che regala la sabba a Giambattista, a We Are 80 Games, a Yakiller, ad Il lavoro è lavoro. Vabbè, Argarix, ma a Natale. Niki, a Perry al tubo, a Yobo Chiali, a Manuel, a Storm e a Lore. Sono bravissimo. Il lavoro è Grazie lavoro. mille, grazie Vabbè, ma mille davvero. Natale. È proprio un bel regalo questo. Oh. Il lavoro è lavoro. Vabbè, ma Natale è Natale. Stasera un botto di sub.
un botto. Sono contento, mi fa piacere. Il lavoro è lavoro. Vabbè, ma Natale... Natale è Natale. Allora, abbiamo questo Dovastritz, Parastritz, Arafrinton, Tampitz. Otto Cooler, 25 mesi, grazie. Grazie a Menge, che siamo a 10 come i mesi dell'anno. Voglio andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Ma quindi mi dite che con la God Mode noi possiamo andare avanti tranqui? Ma la God Mode mi permette anche di salire di livello? Il lavoro è lavoro. No, se sono immortale. Eh no, certo Gabriel, però uccidere non mi porta su di livello, dunque. Grazie a Pagliacci, che regala 3 sub ad Alex, a Enderkill e a X4Vegas. E grazie anche a Mr. Azra per gli 11 mesi. Ah, dici che blocca certi livelli. Oh, scusatemi, non si vede. Giusta, ma perché? Non è solo abbastanza bello per voi? Cosa c'entra, eh? Volete vedere il gioco? Volete vedere io? Signor Kia, 12 mesi, le auguro una buona serata. E ora vado a stirare. Buona stirata. Il lavoro è lavoro. E grazie Andrea, grande gattone, buone feste a lei, grazie. Okay. Non sto funzionando bene io. Sono già 2 live che faccio col boccone in bocca, arrivo proprio... Ho finito di mangiare, arrivo. Non va bene sta cosa qua. Devo avere più tempo per me stesso. Grazie a Rusty per i 2 mesi. E qui abbiamo capito che dobbiamo menare a caso. Che arma è quella? È una bambola. Grazie a Totor Mela per i 2 mesi. Auguri, signor Gattone, auguri. Ha dei messaggi subliminali nelle sue live. Non che mi risulti. Por qua la domanda. Grazie a Quartex, ne approfitto del rinnovo per fare tanti auguri a lei e famiglia, grazie a lei e famiglia. James, non so che dirti. Sì, adesso il Grinch è sempre stata la nostra... La cosa che proprio era imbattibile. Borgius, 4 come i giorni che mancano a Natale, più 2. Ne sai, eh? Sei preparato, sei venuto studiato. Fantasma. Madonna! Ragazzi, di Star Wars ne ho già parlato abbastanza. Non ho voglia di tornare in argomento. Anche perché probabilmente se ne parlerà con Manhattan più tardi. Adesso vediamo. Eventualmente vi rimando alla live che farò con Dottor Manhattan più tardi. Finita questa live, ve lo raido proprio. Bellissima la live su multiplayer, hai visto? Ecco il Grinch. Mi sono divertito e ho scoperto... Ah, mi sono dimenticato di dirlo a Karimusa. Che ho scoperto nuove robe su quel gioco che non riuscivamo a fare. Ok. La magica si rigenera più velocemente del 100% per 600 secondi. Il Christmas. Dammi il Christmas. Il Grimaldello. Ecco, ma qui ad esempio, come si faceva a resistere? Uomo Bose, 21 mesi, buon Natale a lei, grazie mille, grazie anche al bimbo barbuto. Ben arrivato.
No, non capisco sinceramente. Vabbè, vedi, sto salendo di livello lo stesso con la God Mode. Ah, bisognava continuare a premere finché... però ormai è andata. E quindi? No, mi sa che qua bisognava morire. Allora, ho capito come si fa a disattivarla, però che incubo. La facciamo così. Adesso io chiedo alla mia signora di venire qui un attimo e di intrattenervi 2 minuti, perché io devo fare la popò. Arrivo subito. Chiedo scusa, è un problema di pancia. Facciamo di nuovo TGM. Ah. Oh, se uno ce l'ha, ce l'ha. Se un uomo è forte di cacca, no. Allora, mi spiace dirvi che ciao ragazzi. Allora, dovete sapere che io con Skyrim non so quasi un cazzo, perché lo giocavo con la Switch. L'avevo iniziato lì, però poi era un po' un culo e quindi non... Ora dovete dirmi che cosa devo fare. Dai. Cosa sto vedendo davanti? Ah! Ma con cosa sto combattendo esattamente? Che è? Che è? È un babbonato. È un piccolo soldatino! Dolce! Però è su una palla rotta. Aspetta, eh! Tutti li famo fuori. No, no, tu prima questo. Ti posso curare? A posto ragazzi, a posto. Effettivamente con una bambola in mano è un po' difficile. Ah, sono immortale. Avevo perso questo piccolo dettaglio. Scusate, ma stavo facendo la lavastoviglie e quindi non ho seguito. Abbiamo finito qua? Allora, che cos'è? Se magari non ci rendi partecipi di quello che fai al bagno, è meglio. Li devo lottare questi qua o non ce ne frega niente? Ci serve qualcosa? Bene, li ho menati. Adesso? Siamo qui chiusi? Dobbiamo fare qualcosa? Apro la porta e se poi dietro c'è il mostro? No porta. Luta tutto. Seguo il tunnel. Ma allora, questo tunnel qui è chiuso. E quindi direi... Ah no, va su. Che twist, è incredibile. Vediamo. Attention, please. The Saint Nick Laboratory is currently for instructed personal only. Ah. Enter at only. No, no. No, non voglio entrare. No, no. No, no. Cosa è successo? Che cos'è questo?
Che schifo. Posto. Sistemato. Vedi? Bravissimo. Non era questo il turno, era sbagliato? Vai con le leve. Ah, le leve sono tutte abbassate. È incredibile. Gira la manopola, giro, giro. Procedo, non cincischio. Posto. Come? Come 2 mesi o più? Che vuol dire? Ma stiamo scherzando? Quale tiro? Dai amici, ditemi. Ma la valvola rossa l'ho appena girata. Tiro sulle leve. E allora le tiriamo su. Come? Come? Io tutto. Ma cosa voglio? Chi è? Ma questi. Ma che cosa vogliono questi qua? Ma io sono la più brava del mondo. Ma le ho già abbassate tutte, amici. Le leve le ho già abbassate. E adesso non è che possiamo stare qui con le leve e tira sulla leva e tira giù la leva. Insomma. Bene. Alziamo anche queste? Ci sono anche queste. Ce ne sono altre, avete ragione. Bella fina. No, 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 non mi affonde. Non mi affonderete, non mi avrete mai. Maledetti. È bello giocare senza morire, eh? Ma su, perché? Posso. No, no, basta, adesso vai via. Tanto non muoio, vinco tutto io. Sai dire che cosa devi fare? Ho tirato sulle leve e anche poi, questa. Stai scendo a non fare altro perché. Invece tocca a me. Ho fatto invece. È troppo tardi. Ho vinto, amici, abbiamo vinto. E bevi il caffè che è tutto freddo. E se bevo il caffè prima mi cagavo addosso. Lo scopo di non bere il caffè era non andare in bagno. Mi sono cagato addosso uguale. Ciao, sono tornato. Grazie a Luxa per i 16 mesi. Buon Natale a lei. Com'è lei? E Simone, grazie, grazie. Oh. Scusate, una fatica stasera incredibile. Boh, giro la ruota. Allora, praticamente noi dobbiamo seguire tutte le cose. Una bambola tagliente questa. Dobbiamo far continuare ad attivare queste cose qui. Adesso, vedi, in 15 secondi. Ma in 15 secondi come faccio? Vedi, in 15 secondi dice, però noi dobbiamo... Ok. Ah, ok, devo continuare a premere. Ok, perfetto, perfetto, funziona, funziona. Finché parla. Ok, abbiamo cancellato il countdown. Ottimo. Vabbè, ma era una roba difficilissima da fare. Che cazzo sei? Ma mio Dio. L'esperimento del laboratorio, lo vedo, sì. Senza cheat è veramente difficile. Secondo me è difficile anche con un livello alto. Dell'experiment mi dai i sali del vuoto. Ma non mi interessa. Non voglio raccogliere merda. Dammi il Christmas. Ma e i 5 grimaldelli? Non li aveva. Vabbè. Ok. E adesso? Scusa. Io prendo quello. Non si sa mai. Sono a me sembra una grandissima presa per il culo tutto ciò. Il potere necromantico è stato acceso. Figa, ma è l'orda più difficile che abbia mai visto nella mia vita. Non ho capito a cosa serve. Siamo venuti fin qua e non ho capito ancora. Io sto uccidendo tutto quello che trovo. Più forte la spada nord. Dai.
Per fortuna ho i cheat. Premi sì o no? Allora premo sì. Premuto sì? Uccidi e non farti domande. Per carità, Gabriel, spero di rincontrare Gesù. Lorenzo, la prova gratuita dei Prime Students scade giusto in tempo per augurarle buon Natale e chiedere una benedizione per l'esame di domani. Tantissimi auguri, tantissimi ragazzi, tantissimi. Buono studio, buoni auguri, buona sessione, buon Grinch. Ma porca, vabbè, ma senza i cheat non credo sia fattibile. Grazie a Lee Garma per la sub e a Deusbolt. Non si scordi di rodare il sole, mai, mai. Senza trucchi non credo sia fattibile, ragazzi. È veramente un'orda veramente, veramente cattiva. Deve essere a livello massimo, per forza. Perché il Grinch è veramente tosto. Ah, dici che premendo un pulsante magari li uccide tutti con le fiamme? Può darsi, guarda, facciamo così. Come, scusami? Ma abbiamo peggiorato la situazione! Come? Ho aperto il portale dell'Oblivion! E dov'è? No, guardate che me le stanno riportando in vita comunque questi, eh? Forse devo premere un'altra volta, vediamo. Permesso. Sì, perché li vedo che me li sta riportando su. Provo. Ok. E poi? Oh, GLaDOS! Completato la quest. Non ho... No, stanno continuando a tornare su in vita. Mi ha detto che ho completato la quest. Ok. Have a pleasant Christmas, ho capito. Niente, era così e basta, un'orda infinita. Che stronzata. Sì, sì, esco dalla stanza ma mi rincorrono, eh. Poi adesso ci sono gli altri Daugr qua che si liberano, ovviamente. Vabbè, ma io a sto punto mi levo dai coglioni, no? Ciao. La scatola nella stanza? Che parti! Tutto questo per fare dei biscotti? Sì. Abbiamo aperto il portale per l'Oblivion. Guardiamo un attimino. Allora, dobbiamo prendere ancora il burro. E poi dobbiamo prendere... Dobbiamo trovare altri cattivi. 4 uova. Il cioccolato. Il latte c'è. E il candy canes. Per il candy canes dobbiamo fare quel lavoro là. E dobbiamo farci il burro. Il burro dobbiamo farci. Dite che devo tornare. Cos'è questa creatura qua? Oh santo cielo. Ma è un coccodrillo mannaro. Buonasera. Mi prende a sberle. C'ha ragione lui. Oh no, è morto. Cuore di Daedra. Torniamo alla burro machine. Buonasera. Ma di nuovo i pupazzi qui.
Ma secondo voi Daedra magari avevano le armi daedriche che magari sono un po' più ficcanti? Bello Natale, è un problema il Natale, però sì, molto bello. Daedra, non vedo Daedra morta, eccoli lì. Grazie a Becce Pecce per i 6 mesi. Ti offro l'eternità. Allora, il cuore mi dà e lascia. Ah, ascia da guerra di ferro delle braccia, brucia il bersaglio, però è meno performante della mia. Niente, guarda, faccio di meno. E lui uguale, o è un altro, o è lo stesso. No, vedi, questo c'aveva il coso, però si è preso le braccia. Niente, come non detto. Ah, allora, sai che è quasi quasi. Vabbè che tanto ormai, voglio dire, anche se ne inchiurla. Ok, questa. Sono ansioso di morire. Allora, no, devo andare di qua, permesso. Ci penso io. Allora, pianino. Pianino. Ok, oh no, piano, piano, gatto piano. Piano, piano. Ok. Allora io qui un F5 me lo sparerei. Salvataggio rapido. Ma anche se ci sono nemici vicino, ma perché c'ho la God Mode? Giusto? Diciamo di sì. Si è bloccato tutto qua, perfetto. Ok. Ah, qua c'è il cadavere di un altro Daedroth qui. Allora, andiamo dal Krampus, bitch. Buonasera. Signora, come si è messi qui con le riparazioni e le ristrutturazioni? Abbiamo risolto? Lei e il suo pane. Provo a rimetterci il latte? Provo a rimetterci... Cosa c'è qua? Moto di merda. Dov'è il latte? Perché ho una bottiglia di vino vuota? Varie. Nadvemerka, ma che cos'è sta merda? Scusa, l'ha raccolto quella là! Gliel'avete fatta raccogliere voi! Bastardi. Gianchi, tre come i nipoti di zio Paperino. Se non avesse qua, se non avesse qua anche una nipote femmina, dovrebbe avercelo. Ah no, se non avesse, ok. Giusto, giusto. Ok. Jug e jug of milk. La marmitta. Ah, diventano delle action figure questi. Allora, no, oddio, qual è quello di Jug of Milk? Eccolo qua. Vabbè, ho salvato. Oh, fammi il burro! Burro! Il burro! Dov'è il burro? Burro? È il burro! Ah! Che fatica! Che fatica! Sì, devo andare dagli elfi. No, non dovevo andare dagli elfi, abbiamo risolto. Posto. A posto. Porca puttana. E abbiamo il burro. Adesso dobbiamo trovare altri di quei cazzilli lì. E le uova e la cioccolata. Grazie a Gallus con patatus. Buono. Cos'è Gaber? Guarda, non me lo dire, a sorpresa, ma di nuovo sta stronza. Accetto il tuo cheating, Gabriel. Il lavoro è lavoro. Player punto add item 000 F71 D0 spazio 1 ed ho il Dragon Bane. Che cazzo è il Dragon Bane? Arma? Ah, quella per... Ma serve ad ammazzare i draghi? Che me ne faccio, Gabriel? No. Non ci sono mica i draghi. Vabbè. Perché fa fico? Ti ringrazio. Come non solo per i draghi? Scusami, non è quella lì che fa 40 punti extra sui draghi, 10 punti di shock sugli altri? Sì, vabbè, però... Non mi ricordo, qual era l'arma che utilizzavo? Sai che non... Mi pareva la spada daedrica, però potrei sbagliare. No, mi sa di no. Non mi ricordo mica. E adesso... Dove andiamo? Cioè, torniamo indietro?
Su di qua abbiamo fatto. Di là è da dove siamo venuti. Boh. Power station o laboratory? Ma noi al laboratory abbiamo fatto, no? Il bastoncino di zucchero ci serve. Per avere il bastoncino di zucchero ci serve uccidere, cioè trovare tutti i cosi. Vado a vedere lì dove c'è il fuoco, perché mi sa che non l'abbiamo visto lì. Toy Don, living in a movie. Oh, adesso lo faccio, Gabriel, se riesco a uscire da questa animazione terrificante. Allora, mi dici... Aspetta, prima faccio F5, poi... Archanux, 28 mesi, grazie mille. Player.setav... Speed Mult 250. Cos'è? Just for fun. Perfetto. Porca troia, Gabriel. Le tue parole sono degne di attenzione. Ma mi sta parlando lui. Ah, vedi che di qua potevo passare? E ci sono le Yule Caverns. Vedi che c'era un ascensore qui? Ok. Si chiama speedrun. Che succede? Quella! Che strane queste trappole, vabbè. Ok. E di qua siamo... No, aspetta, non ce la fo. Non ce la fo. Ma gli ho messo zero, perché? Continua a correre? Perché è 100 in realtà. No, default è 100. Non mi sembra, Gabriel, che me l'abbia sistemato. Kane of the True Pimp. Ok. Candy Sword 3. Prendo una. Candy Bow. Ok, adesso è giusto, adesso è giusto, ok. Si è rotto, pazienza. Ok, però noi non abbiamo neanche risolto quella spinosa situazione di trovare le teste di cazzo. E mi serve obbligatoriamente utilizzare la cazzata, questa qua. No, questo è il repair. Dov'è la cazzata? Eccolo qua. Che mi dice dove sono i bimbi cattivi. Aia. No, mi dice che ce n'è uno qui a 25 metri. Buonasera. Vabbè. Adesso mi dice più un cazzo. Ce n'è uno a 54 metri. Minchia. Sarà una roba veramente fastidiosa. Grazie a Kerom. Ciapa qua. 16 mesi. Grazie mille. Di notte. ...68 metri. 77 metri. Ok, quindi... credo sia corretto pensare... che di qua ci si allontani... e basta. Perfetto, torno indietro allora. Bimbo cattivo vuole giocare a soli 54 metri da te. Suona golosa la situazione. Perfetto. 53 metri. Di qua si accorciano le distanze? Fammi vedere. 37, ottimo. Qui. 13 metri, buona. Di qua? 23, no. Niente, era dall'altra parte allora. 9 metri. Oh, è qua. È qui per forza. 32 metri, allora io mi ammazzo. Sopra, dite. È possibile, però... mi parla di metri, ma io non capisco. Come si arriva poi lì sopra? Lo so io come si arriva lì sopra.
tanto salvando e poi pregando. Tappatevi le orecchie. Troppo. Oh oh. Quasi. Quasi. Lo vedete? Ah, c'era una salita qui. No. Sì. Qui forse. Così. Un po' glitchatino. Sì. Lo vedete? 8 metri. Ma dove cazzo è? Figa. Quando lo trovo gli spacco la fa... sono cascato. Com'è che si metteva la terza? Che... ecco, vedo... vedo meglio. Che pretese. Beh, dai, sì, un po' sì. Ok, vado di qua. Opla. Un po' glitchatino. Vai. E allora vai a fanculo te. Il gri... non uscire dal buco. Dai. No, è uscito dal buco. È uscito dal buco. Non doveva uscire dal buco. È sbagliato uscire dal buco. Fermo. Grazie Alex, rinnoviamo ancora una volta per l'ultima volta quest'anno, auguri, grazie. No. Basta! Fermo! Grazie a Brioschi per la sub. Ok, ci siamo? Allora, mi sembra di essere in un posto diverso da dove ero prima, giusto? Non riesco a controllarlo, non mi gira più la visuale. Cioè la gira, ma è come se io fossi in un'altra situazione. Oddio mio. Che succede? È proprio sbagliato tutto. Hey, what is this human doing here? I thought this place was secure. Vabbè, carichiamo. Beh, non è colpa di Bethesda stavolta, dai. Allora, riproviamoci. Forse di qua c'è una via, aspetta. No. Figa, ma 8 metri da dove? Ah, che quando trovo quel pezzo di merda gli spacco la faccia. 13 metri, ma è qui. E qui, guarda che c'è la cosa di Natale. Allora, io non so come si sale qui. E non c'è una salita da qua. C'è una di qua si scende. No, noi dobbiamo salire. Aspetta, forse se io faccio il giro di qua. Ok, si sale. E poi si torna indietro. Non si torna indietro, vedi? Non si torna indietro, ormai è andata così. Aumentare il salto tramite cheat. Come si fa? Grazie a Rari per i 100 bits. Paura. TCL che voli. Va bene, grazie Gabe. TCL. Collision off. No. Com'è? Non volo con questo. Non salta, Gabriel. Come facciamo? Sto affondando, Gabriel. Gabriel, come faccio? Ah, devo puntare in alto. Dov'è questo grandissimo figlio di una mignottona? Non lo vedo. Eppure mi dice che è a 7 metri da me. 3 metri! Ostia, dove cazzo sei? Stai a vedere che è fuori e non doveva segnarmelo qua, ma me lo doveva segnare da fuori. Non me lo doveva segnare qui, guarda. 16 metri adesso, non è possibile. 9 metri. Sette metri, mi sto avvicinando. 10 metri, non è possibile.
16 metri. L'albero, dite, qua. Ma non lo vedo. 4. Puttana! Grazie. 2 metri, come 2 metri? No, dice 2 metri. 128 metri, ok. Quindi ce n'è un altro sempre qui dentro. No, non ci sono Yul vicino a te. Ok. Se vado di qua. 140 metri, vedi? Ce ne sono altri qua nelle grotte di Moira. Orfei. 126 metri. Vado dritto così. No, forse non è il caso che mi perdo per sempre, merda. 99 metri. Ok, procedo. Fica che difficile salvare. No, puttana, non di qua, di qua. Come si fa a salvare il Natale di merda? 114, vai, ci siamo. Eh no, ma di qua da dove siamo venuti? Infatti 129. Urgh! Non ti può far vedere quelli fuori. No, neanche secondo me mi fa vedere quelli fuori, perché questa è proprio un'altra mappa. 119, se vado di qua. Non ce ne sono qua. Come non ce ne sono qua? Non ce ne sono, va bene, allora io vado di qua. Sì. E dove, dov'è quindi questo? Di qua? 122 metri. Di qua? Non credo. Ma cosa mi dice? 122 metri sempre. Santo cielo, buonasera. 122. Di qua mi dice 114, però sì, io procedo di su. 113. No, 113 mi dice. Aspetta un attimo. Aha, vado su. 128. E allora io mi infilo qui, non so, non so dove andare. 126. No. Fede, 2 mesi, grazie. Dici che è direttamente qui sotto? 110. Vediamo. 116, no. Dai che ci stiamo avvicinando, è qua. Sei qui, piccola puttanella? 88. Settantanove. Ok, ci stiamo avvicinando. 75. Cinquantanove. Ok, devo... immagino andare per di qui. 66. No, eravamo a 50 prima, giusto? 48. No, vabbè, di qua, di qua, di qua. Guarda, c'è qua sicuro. Ci siamo. 31 metri, attenzione. Madonna, che fatica. Ma com'era qua? Non ce ne sono più. Io per sicurezza però andrei. Grazie a Macca Banane per i 24 mesi. Ma è un numero esageratamente alto. Le si vuole bene, buone feste. Grazie. L'avevo detto che c'è un altro qua. Guarda, 34 metri. Come? Come? Era qui? 38 metri. Ma santo cielo. 32. Sarà qui sopra, guarda. Ma veramente, quello che si è pensato sta cosa era proprio un sadico bastardo. E grazie a Rari di nuovo. Sul tetto? Dove? Quale tetto? Quale tetto? metri, dice. 23, no, mi sto allontanando. E non potete dirmi a destra. Il primo che hai visto entrando. Cribio, non me lo ricordo mica qual era. Guarda in basso sul tetto.
23 metri. Eccolo là. Vabbè, ma cazzo. Grazie. Ok, qui ci siamo. Ce n'è un altro a 71 metri, ma io non ci voglio credere. Sarà di sotto, sarà. Sì, immaginavo. Solo che di sotto, se cadevi, non potevi più tornare su. Cos'è questa? Ah, un altro anche delle fiamme. 76 metri. Te col 62 metri. Veramente una roba da incubo questa. 49 metri, sì. Metri, vai, ancora. Insisti. Poi succedono queste cose che ti perdi. 40 metri, no. Me lo segnava a 30 prima. 34, eccoci qui. 13 metri, dove cazzo sei? Figlio di puttana. 5 metri, no, l'ho già preso quella 5. Poi non ce ne sono più. Buono. Torniamo dai vecchi nudi? Proviamo a tornare dai vecchi nudi. Sì. Non ce ne sono. Bene. Giusto, perché questo era un passaggio. Incredibile, era una sauna. Senza cheat uno si spara. Sì, credo che proprio lo scopo sia uccidere le persone che non cheatano. Allora, noi eravamo arrivati da qua. E a sto punto usciamo di fuori e vediamo. Quanti ne mancano? 4, stavate dicendo, no? Qua mi dice che non ce n'è vicino a me. Si apre. Ok. Gente infilzata, perfetto. Non la sauna in generale. Vabbè, sì, effettivamente. C'è un elfo buggato. Vorrei uscire però. Ok, mi sa che di qua c'è l'uscita. Grazie a Kablixten per i 13 mesi. No, non c'è l'uscita qui. Puttana. Ah, sì, di qua. Perfetto. Via. Spediti, rapidi, lesti. Mamma mia, che incubo. Non so se la discesa era la parte giusta da cui... No, ho sbagliato. Di fuga, magari. Di qua, allora. Sì, c'era questa salita qui. E l'uscita. Ok, qui da dove siamo entrati con tutte le trappole del caso. È anche pensato bene il dungeon in sé, perché ti fa fare proprio tutto il giro e poi ti fa uscire da dove sei entrato, proprio come i dungeon veri di Skyrim. Quindi è stato pensato in maniera corretta. Il problema è tutto il resto. Va bene, ce n'è uno a 40 metri. Che non era in questa direzione. No, 13 metri, perfetto. Dov'è? Scusami, come abbiamo fatto a non vederlo se era qua? 17 metri. No, è qui allora. Aspetta, è F5 perché qua l'acqua sciotta, a quanto pare.
Sapevo che ce n'era uno da queste parti e ne ero sicurissimo. Avevo paura a venire perché l'acqua mi ammazzava. Perché ce la godo modo adesso. 26 metri, no, non è possibile. Su un albero forse. Eccolo là. Figlio di puttana. Non ci ho preso. No, non è. Ho visto male? Cazzo, sì, ho visto male. Vacca boia. Niente allora. 28 metri. Sotto il ponte? Non mi pareva. Dietro la cascata, avete ragione. Ce l'avevamo anche detto, era uno all'inizio, che era sicuramente uno dietro la cascata. E però... No, no. Cioè... No. Si segna qua, 11. 12 metri. No, è qua, è qua. Vediamo. 27, no, figa. A me verrebbe da dire che è proprio nella cascata. 15 metri. No, la cascata è solida. Forse sotto questo di ponte? No. 7 metri. Cazzo, dove sei, pezzo di merda? 9 metri, niente. Quindi è qui. 9 7 Figa che ansia. 8 Ok, allora andiamo verso di qua. 3 metri. Come 3 metri? 7 metri. No. Scusami. Secondo me è sotto il ponte allora. Ma guarda te! Sì, ma come fa uno a vederlo? Vabbè. Non posso, vedi? Non posso colpirlo perché sto nuotando. Vediamo così. Cazzata. Aspettate che c'ho pure le cuffie scariche a quanto pare. Che strano. Stanno iniziando ad arrancare? Queste cuffie stanno iniziando un po' a tirare le ultime... Stanno iniziando a cedere un pochino ultimamente, negli ultimi giorni. Ok, 70 metri, vai. Era proprio il punto di baracca, guardate. 87, no, per carità. Là di qua. 74, sì, siamo sulla via giusta. Che poi, visto che tu non puoi volare normalmente nel gioco... Il fatto che non puoi avvicinarti, ma tu vedi una vicinanza un po' fittizia, perché ti dice, guarda, devi andare di là, ma non ci puoi mai arrivare vicino, se non alcuni. Diventa veramente un incubo. 11, vai, 6 metri, no, 6 metri non sarà. Prossimo. 100 metri! Sì, sì, tra poco vado da Manhattan. 122, niente, di qua. 128, peggio. L'obiettivo attuale è trovare qua i tre dell'Ave Maria. 79 metri, vai. Sull'albero? 42 metri. Sulla barca? Come sulla barca? Ma come c'è arrivato qua sulla barca? Scusami, che noi siamo arrivati dopo. Vabbè. Vabbè. L'ultimo. L'ultimo. Dai, l'ultimo. Non ce ne sono vicini a me. Sarà dentro la casa del cuoco Gesù. Stai a vedere che è dentro la casa di Gesù. Sicuro. Gesù! Ah, a visitor. Welcome to our blessed island, pilgrim. Vabbè. Magari dove si fa il cioccolato. Grazie a Silvio.
Magari lei mi dà un indizio. Forget it. You won't get a single coin's worth. Il lavoro è lavoro. Vabbè, ma Natale. Che cazzo può essere? Vabbè, allora. Togliamoci questo superpotere. Salviamo. Niente, vi saluto per un attimo. E noi ci vediamo da Manhattan. Lo Raido. Com'è che si chiama? Doc Manhattan Antro. Porca miseria. Ride. Doc. Che c'ha il nome maledetto. Come Kenobi Sboch. Mannaggia loro che tutti questi nomi strani. Ok. Perfetto, sta andando. Scusate per la live un po' particolare oggi, però dai, abbiamo ottenuto grandi risultati con i nostri cheat. Mi sto divertendo a fare ste cazzate. Ragazzi, raidiamo Manhattan. Che c'è? Ma cosa vuoi tu? Grazie a te cosa? Hai raccolto le brocche? Hai raccolto. Che? Ma per cortesia. Ci vediamo domani mattina per tutti gli altri. Andiamo da Manhattan e gli diciamo, gatto va un attimo alla toilette e arriva. Va bene? A tra pochissimo, belli. Ciao!